Cioè, non è più con me, non manco un filo di emozione, Sara Grazzaniga, ricercatrice biologa, quindi la leader di Dal Farmaco, la film, siamo già emozionati, ti faccio emozionare ancora di più. Prego, si accomodi e ci racconti un pochino, insomma, voglio chiudere ancora meglio, no? Un crescendo, se possiamo, con qualcosa di ancora più toccante, e quindi ci racconti, siamo molto curiosi di ascoltare cosa state facendo e cosa ci possiamo aspettare magari con l'aiuto di tutti. Certo, prima di tutto grazie a tutti e grazie alla Regione Lombardia. Questo è un progetto molto sfidante perché andiamo a valutare l'efficacia e la sicurezza di un farmaco in una malattia rara. Per chi non ha messo la ricerca clinica, le malattie rare, lo sviluppo di farmaci in malattie rare è veramente molto, molto difficoltoso e arduo. Questo perché naturalmente la popolazione è minore rispetto alla malattia quali diabete o ipertensione, perché i costi della ricerca sono elevatissimi e soprattutto perché il mercato poi è limitato, quindi solamente poche aziende lavorano in malattie rare. Questo progetto nasce nel 2012 in collaborazione con alcuni laboratori di ricerca romani, dove dopo una prima fase di valutazione del farmaco in modello murino della malattia siamo passati ad uno studio clinico nei bambini di Duchenne. A questo punto Italfarmaco partirà a breve con un altro studio registrativo sulla Duchenne, ma visto che le caratteristiche patogenetiche delle due malattie sono praticamente sovrapponibili, naturalmente si apre anche l'opportunità dei ragazzi becche. La malattia è una malattia genetica, una malattia devastante, la mancanza della distrofina, che è questa proteina fondamentale per la stabilità muscolare, porta ad una debolezza muscolare finché circa intorno ai 12-14 anni questi ragazzi perdono la deambulazione e la malattia ingravescente, quindi continuano poi a perdere la capacità muscolare degli arti superiori fino ad arrivare alla morte per un arresto respiratorio. Quindi la malattia sia la Becker, sia la Duchenne, ma anche la Becker, che è leggermente più lieve rispetto alla Duchenne, ha un impatto non solo sul paziente ma sulla famiglia, ha un impatto socio-economico molto importante. Grazie a questo grant Italfarmaco, in collaborazione con il Policlinico di Milano e con Office, ha pensato a questo progetto e porterà avanti questo progetto, che permetterà di sviluppare in parallelo al progetto Duchenne, che è già sponsorizzato da Italfarmaco, per arrivare quindi più velocemente possibile al mercato. Quindi diciamo il futuro è continuare a lavorare e avere questa stretta collaborazione con i centri di ricerca, perché è fondamentale, perché permette di velocizzare la ricerca clinica. Come possiamo aiutare voi e tutti i ricercatori, che molto spesso sono costretti magari ad andare all'estero, poi magari non riescono a rientrare, pur volendo rientrare, quindi tocchiamo un tasto dolente ma importantissimo, che non finiremo mai di sottolineare, i nostri ricercatori, che poi sono gli artefici, noi protagonisti di queste storie, di questi progetti e di risultati che ci attendiamo. Ecco, cosa serve, qual è l'appello che magari lei si sente di fare da questo punto di vista? Certo, assolutamente. Moltissimi ricercatori vanno all'estero, ricercatori eccellenti italiani vanno all'estero. Non devo che anche io ho pensato di andare a lavorare all'estero. Questo perché? Perché la ricerca in Italia è molto difficile, però le istituzioni ci stanno aiutando, questo è fondamentale. Se potessimo ancora nel futuro ricevere comunque sovvenzioni istituzionali, non solo per le piccole e medie aziende, ma anche per le grandi e soprattutto per l'università, questo sicuramente porterà ad incrementare la ricerca in Italia. Fantastico, grazie mille, un applauso. Bene, andiamo.